Qui vediamo la partenza della Silgioia Fortini Pradalago e il nuovo impianto di Line. Qui vediamo la nuova cabinovia Fortini. Ah sì, questa è la Line. Sì. Si gestisce la seggiovia di cui resta la sezione valle e di cui trovate il mio video invernale. Seggiovia Fortini. Ah, siamo sulla giusto. Cabinovia Grostè, che è una Agamati dell'86, quindi abbastanza, insomma, una delle prime. Ha sostituito non mi ricordo quanti impianti tra funivie e seggiovie parallele ed è una delle più lunghe cabinovie delle Alpi. Ci vorrà non so quanto, mi sono mezz'ora per arrivare in cima, ci vuole. Ecco un po' di pascoli. Alcune sdraiate. Allora, stazione a valle 1645, intermedia 2080, monte 2440. Per Grostè rimanere in cabina, ok, quindi probabilmente sì, all'intermedia tengono tutto unito. Queste sono cabine di modello Omega, che non so se sono originali o sono originali. Cioè nel 2013 c'erano già, quindi si erano cambiate e le hanno cambiate prima. Però potrebbero averlo fatto. Sì, queste sono da 6 posti. Sì, con portaci esterno. Però qui diciamo i graffi ce ne sono pochi, eh. Sì, perché il portaci esterno protegge i vetri. Perché i graffi si fanno perché la gente ci appoggia sopra gli sci. Già la prima causa è quella. Quindi se gli sci stanno fuori hai già eliminato la prima causa. Questa è la seggiovia Nube d'Argento, che è una Doppelmayr degli anni 70, che arriva proprio qua. Adesso ci passiamo sotto. Una bella Doppelmayr. Ah, questa c'ha doppia mossa. Sì, la cabina con la mossa doppia parte da sotto e arriva lì. Sì. Qui incrociamo la Nube d'Oro. La nuova? Sì, Doppelmayr di Line 2019, che ha sostituito una nascivera del 69 rinnovata a Doppelmayr nel 77. Che arriva là sopra? Sì, là sul Monte Spinale. Dove siamo stati prima. E adesso ci passiamo pure sotto. La casetta viola. E parte là sotto.
c'era, girava voce che questa cabinovia dovesse essere sostituita con una 10 posti con portata maggiore, perché effettivamente in inverno si fanno delle code molto lunghe a valle. Nel 2013 io l'ho presa e ho fatto un'ora e tre quarti di coda. C'è da dire, era il 31 dicembre, quindi magari, ecco, in periodi più normali non c'è così tanta gente. E poi è anche vero che le cabine erano a 6 posti e salivano con 2 o 3 persone, quindi forse anche per quello, magari se tutte le cabine fossero state caricate al massimo la coda sarebbe stata un po' più breve, però comunque d'inverno la portata è bassa e si sente. Quella non mi viene. Forse dall'insieme ci sarà scritto. Eh sì, invece a sinistra la Vagliana. Doppelmayr 81. Eccola lì. Ah, in revisione. La Vagliana. Vabbè, giustamente è in... Rododendro Express. La Vagliana, che giustamente essendo dell'81, 2021, è in revisione quarantennale. E quindi eccola qua. Rulliere tutte smontate, fune a terra. Sì, sì. Revisione generale. Anche bene che quest'inverno qui hanno aperto, perché c'erano gli allenamenti, quindi almeno qualcuno ha lavorato. E se no dover fare una revisione generale dopo un inverno di fermo totale. Sostegno 29,30. Cioè già 30 sostegni sarebbe un impianto bello lungo. Ben più ne ha tipo 40, perché lì ce ne sono ancora, forse un'altra decina c'è. E poi c'è anche il secondo tronco, che anche lì una ventina saranno. È anche vero però che questo è un impianto dell'86 e quindi anche la linea
è una linea un po' di vecchia concezione, perché per esempio questo avvallamento in un impianto più nuovo non ci sarebbe, probabilmente ci sarebbe qui invece che degli appoggi un doppio effetto e si tirerebbe dritti fino lì a monte. Del graffio. Secondo blocco, e quella sempre su giù via del dendro, là di là. Monte Spinale, dove eravamo stamattina. Quella seggiovia, boh, che arriva lì.
vediamo un po' se si vede da qui dove parte la seggiovia esoposto Express Grosté. No, bisogna arrivare più su. Ah no, parte sì, ci arriva un po'. Parte, beh, si vede dove arriva, però guarda, è per arrivare. In quella là. Non so, un po' più su si vede anche dove parte. Aspetta, adesso qua non riesco a zoomare perché... Rifugio Graffer, ecco, allora, lì si vede la stazione monte della Rododendro e quella valle dell'Express Grosté. Cabina via l'accorsamento automatico è la cosa più a prova di idioti che si siano mai inventati. No, c'è la funivia che è ancora meglio, non credo che sia.
una pedalata assistita, ecco perché, grazie, bella forza. Vedi sta gente che arriva su sparata in bicicletta, addirittura con una bambina nel seggiolino, per questi sentieri qua, ripidissimi, dici ma che razza stai cambiando, poi guardi il motore elettrico, grazie. Bella forza. Dopodiché certo che noi stiamo salendo in cammino via, quindi anche noi, per carità, non è che stiamo sfoggiando particolari doti fisiche, però almeno lo diciamo apertamente. Beh sì, anche loro in realtà lo dicono apertamente, però. Diciamo che quando vado in bici in salita le gambe le muro. E solo quelle. Arrivederci col prossimo video.